Canali umanitari per i minori non accompagnati. È questo l'appello del Papa alla comunità internazionale per iniziare a porre fine al dramma in corso nei Balcani. Soltanto in Bosnia si stimano oltre 1000 minori non accompagnati, quasi tutti adolescenti, alcuni bambini, che vivono distenti a due passi da casa nostra. Molti di loro raccontano di aver subito maltrattamenti durante i tentativi di attraversare il confine tra Bosnia e Croazia. Non esiste un progetto delle autorità bosniache dedicato a minori che sono soli, che vivono distenti, in condizioni al limite della sopravvivenza. I minori non accompagnati sulla rotta balcanica sono moltissimi, questo è sicuramente un problema e per loro non c'è una strategia di accoglienza idonea, per cui il paese Bosnia-Herzegovina non è stato in grado di trovare una soluzione. Si vive sempre come se fosse un'emergenza, interveniamo con loro all'interno di questi contesti, ma di anno in anno è sempre peggio. I bambini, per esempio, non possono andare a scuola. A pagare il prezzo più alto della chiusura delle frontiere sono i bambini. Siamo sempre in Bosnia. Questi due bimbi iracheni possono vedere la loro mamma solo in videochiamata. Durante un tentativo di attraversamento della frontiera, la madre con il figlio più grande è riuscita a sfuggire ai controlli della polizia croata e adesso si trova in Germania. Il padre, con i figli più piccoli, invece, è stato bloccato nel bosco al confine. Una famiglia spezzata da più di 6 mesi. Per loro, il ricongiungimento familiare è solo un miraggio.